Benvenuti a questa nuova edizione di Ancora TG. L'energia solare arriva a scuola grazie al progetto che vede protagonisti ITIS, IPSIA di Spoleto e di Giano dell'Umbria, guidati dalla nuova preside Fiorella Sagrestani. Il finanziamento ricevuto dagli istituti, infatti, permetterà di conoscere e installare dei pannelli solari grazie a uno stage di 2 giorni presso la provincia di Perugia e l'AEA, l'Agenzia per l'Ambiente e l'Energia. L'energia che sarà prodotta dall'impianto è di 20 kW a centrale e contribuirà in modo considerevole al risparmio energetico delle singole scuole. Ieri si è tenuto il primo incontro per illustrare il progetto agli studenti. Le nostre telecamere erano presenti. Vediamo il contributo. Questo progetto nasce nel precedente anno scolastico e ha coinvolto alcuni ragazzi scelti appunto all'interno della nostra scuola e che si sono cimentati innanzitutto in una diagnosi energetica effettuata sul nostro edificio scolastico. Successivamente hanno valutato tutte le possibili misure di risparmio energetico da poter attuare sia sul versante della riduzione dei consumi di gas che della riduzione dei consumi di energia elettrica. È il primo in Umbria per numero di adozioni in rapporto alla popolazione. Il canile municipale di Spoleto è uno dei fiori all'occhiello dell'amministrazione comunale, merito della nuova gestione, ma anche delle raccolte fondi e delle donazioni fatte dai privati. Tra queste, quella della famiglia Arcangeli Conti, che ha permesso di dotare la struttura di 4 nuovi box. Il tutto in ricordo di Andrea, il 27enne spoletino scomparso la vigilia di Natale di 2 anni fa, travolto da un'auto mentre cercava di salvare un cane investito poco prima. Proprio per ricordare il nobile gesto del giovane, i genitori di Andrea, insieme al sindaco Brunini e all'assessore Albertella, hanno apposto una targa all'ingresso del canile. E ci spostiamo a Foligno, dove è stato prorogato a gennaio l'avvio della restituzione della busta pesante per i cittadini delle aree terremotate con le medesime modalità stabilite dal precedente governo, vale a dire la restituzione del 40% dei tributi e contributi non ancora versati in 10 anni e senza interessi aggiuntivi. A prevederlo è un decreto legge firmato dal presidente del Consiglio Berlusconi che fissa la prima rata di restituzione al 16 gennaio, proprio sul tema della busta pesante. Erano intervenuti ieri gli esponenti dell'UDC Maurizio Ronconi e Sandra Monacelli. I due ex parlamentari, tra l'altro, hanno affrontato il tema della crisi aziendale nel Folignate, in particolare quella relativa alla Merloni, dove sono a rischio 1.500 lavoratori. E rimaniamo a Foligno perché c'è crisi anche alla Rapanelli, con i lavoratori che hanno indetto un'assemblea permanente da questa mattina. L'azienda, infatti, colpita da una crisi gestionale e non da un'effettiva riduzione del lavoro, vuole chiudere 2 reparti. Una decisione questa che comporterà il taglio del 40% dei dipendenti, riduzione questa già avviata da tempo visto che i lavoratori sono passati negli ultimi mesi da 130 a 80. Da qui la decisione dei sindacati di manifestare e di indire l'assemblea permanente. Con questa notizia da Foligno è tutto anche per oggi, ci ritroviamo domani, grazie per averci seguito.